Un ricordo che vive ogni giorno, non solo nei cuori degli amici, colleghi e familiari, ma anche tra le mura del Centro per la Diagnosi e la Cura delle Malattie Demielinizzanti Sclerosi Multipla dell'Ospedale Sant'Elia. Una struttura dedicata a Vincenzo Avenia, la stessa che fondò 20 anni fa e che oggi prende il suo nome in memoria del primario del reparto di neurologia. Un punto di riferimento per i giovani medici e per tutta la provincia nissena e non solo, ha ricordato durante la cerimonia, alla presenza delle autorità civili e militari, il suo collega e amico Michele Vecchio, attuale primario del reparto di neurologia dell'ospedale. Lo ricordiamo nel modo più, diciamo, consono alla caratteristica della sua personalità, sobria, rigorosa, cultore. Non solo scientifico, ma anche del grande patrimonio dell'umanità che lui ha servito in tutta la sua vita. Noi oggi, suoi allievi, lo vogliamo ricordare ad imperitura memoria, facendo questa manifestazione, intitolandogli il Centro Sclerosi Multipla, che è una delle eccellenze della nostra attività dell'unità operativa complessa di neurologia, e che lui fondò 20 anni fa. Beh, appare logico ed evidente che se l'attuale primario, il dottore Vecchio, intitola un'attività al suo primario, significa che questo primario ha fatto principalmente due cose che sono importanti. Primo, ha fatto scuola. Secondo, ha dato un segnale importante e ha fatto crescere una struttura tanto da meritare il riconoscimento anche dell'intera città. E per noi è un piacere che queste cose avvengano ed è un piacere presentarle anche all'opinione pubblica, perché questo certifica la bontà degli operatori che hanno operato e che operano nel nostro ospedale. Un impegno costante per fornire assistenza alle persone con sclerosi multipla, che al centro Vincenzo Avenia possono ricevere l'assistenza medica dovuta anche grazie alla collaborazione dei volontari AISM, rappresentati dal presidente regionale Angelo Lavia.